Questa fase sto cercando di togliere quanto più legno possibile, fermo restando che, come abbiamo detto, i due assi non coincidono per niente, per aiutarmi poi al fumicino per rifinirla, insomma. L'avanzamento, la torretta 2-3 mm al massimo, perché è molto fragile e si può scheggiare la molla. Ok, e siamo arrivati qua. Quindi qui non posso andare oltre alla spalla e all'interno, cioè si può vedere che ancora manca parecchio legno. A questo punto io mi vado a fare, per comodità mia, una tornitura, diciamo, a gradini. Quindi segno un altro punto e mi avvicino con la torretta in questo modo e dovrò arrivare lì. Questo per aiutarmi poi successivamente alla fase della svozzatura. Ok? Quindi mi devo fermare qua. Pratica, cioè, sto facendo la parte esterna. Siamo arrivati. La stringo ancora un po', segno un'altra linea. Altro.
e così via fino a stringerla sempre di più. Un'altra linea. Come si può vedere, già detto tante volte, le due facce non coincidono per niente. Siamo arrivati qua con una tornitura fatta, diciamo, a scalini con vari riferimenti che poi mi serviranno per sborzarla a pomicino successivamente, e siamo pronti per fare la foratura al nostro fornello. Cambiamo velocità, velocità bassa, punta da centro e iniziamo a forare. Punta da centro. In questo genere di forature oblique, diciamo, se non prendiamo degli accorgimenti, la foratura del fornello tenderà a scivolare. A questo punto, guardando il grande Rainer Barbie, lui si aiutava con una punta piatta e poi successivamente allargava il foro con la punta giusta destinata al fornello. Facendo così si evita di far scivolare la foratura verso il basso. Thank you.
Bene, in questo modo l'interno è in asse. E quindi sferrando sempre la vostra punta non sbandiererà ai 420. In questo caso uso una punta conica, non troppo conica, da 19 mm. Dovrò fare un foro di 44. Stringiamo bene, l'importante è fare un bel foro pulito. Punta ferma, stabile, sta entrando bene. Scarico sempre del legno. L'importante è che il foro non sia bruciato, quindi bassa velocità e calma. Abbiamo finito il foro. Un bel fornellone. E ora per la gioia del nostro fumatore andremo a lucidare il fornello con 220, 320 e 400. E così bestemmierà per fare una bella e duratura crosta. Bella, liscia liscia.
dulcis in fondo 400. Bene.